A tempio di blues, eh? Non solo è tempo di blues, ma anche a tempio di blues, gioco di parole con cui mi sono un po' incartato, ma è un festival del blues di cui ci parla l'organizzatrice Francesca Mercuri, che è nostra ospite. Buongiorno Francesca, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie sempre per ospitarci quando noi organizziamo queste cose, veramente ti ringrazio un sacco, È sempre un Cristian. piacere, tu fai parte dell'Associazione Culturale Musicale Avanzi di Balera che insieme all'Associazione Tempio, nel Teatro del Tempio, organizza da domani sera tre serate dedicate al blues. Al blues. Senti, cosa ci azzecca Modena col blues? Allora, noi Trovami abbiamo. una contaminazione. Guarda, onestamente è proprio un modo anche per osare, perché per Lanciarlo, eh. lanciarlo, c'è comunque una serie di locali a Bologna che fanno del blues e del jazz. A Reggio c'è una scuola di blues abbastanza forte, in Modena è più rock che blues. Ah, me l'hai Quindi. detto l'altra volta, però questa è la tua sfida, la tua scommessa, Sì, no? della nostra associazione, siamo sempre noi, gli Avanzi di Balera, abbiamo detto proviamo a portare il blues a Modena in queste tre serate con dei nomi di un certo calibro. E cominciamo domani sera, è vero? Cominciamo domani sera, eccezionalmente di mercoledì, le altre due serate si svolgeranno di giovedì, perché c'è il Ecco qui il protagonista. calendario, delle Sì, tre serate. grazie. C'è il protagonista assoluto della prima serata che giovedì riprende l'aereo per tornare negli Stati Uniti, perché vive negli Stati Uniti. Eddie Ma è di Carpi. Carpi. E c'è questa storia, per me è veramente molto bella, sembra quasi una favola di questo ragazzo che è Eddie Carpi, aveva una band blues, che sono i Four Four Blues, con cui lui si esibirà mercoledì sera. E va così come pubblico all'Umbria Jazz Festival, si mette a suonare in strada così, tipo busker, e passa uno della Berkeley e dice: Caspita, quanto è bravo È questo! più bravo degli È bravo artisti. degli artisti, vieni alla Berkeley fare uno stage di un mese. Secondo Questo me mese, capita sì, una volta su un milione, hai no? presente giusto nel posto giusto, nel momento Complimenti giusto. al talent scout della Berkeley. Assolutamente. Dopodiché questo mese diventa una borsa di studio di 3 anni e adesso lui vive là. E Noè Socha è del primo protagonista della prima serata. Lui adesso vive là e partecipa, diciamo, agli eventi blues più importanti negli Stati Uniti. Caspiterina, che è la patria degli Stati Uniti del Del blues. blues nasce tutto da lì, rock nasce da lì, sai. Poi però abbiamo i giovedì, no, del blues. Miami giovedì, attenzione perché la seconda serata, che è giovedì 19, ci saranno i Groove City. Groove City, pensa, è la resident band del Porretta Blues Festival, Che è un signor che è un signor festival, festival. ma che c'è da una Sì, vita, eh? c'è da una vita, sì. Lo E con fanno Daria d'estate, lo so, Biancardi, insomma, ha sì, sempre un grande successo. No, no, ma il Porretta Festival è sì, famoso. assolutamente. Poi c'è Daria Biancardi, che è stata conosciuta al grande pubblico qualche anno fa perché ha partecipato a un'edizione di The Voice, poi è entrata, diciamo, a fare da ospite a questa band, è uno show veramente incredibile. E il 9 febbraio, che è l'ultima sera, c'è Love Sick Duo, sono due ragazzi addirittura col contrabbasso, lei è piccina, fa conto di vedere me, ha questo contrabbasso Che la che ma sovrasta, è già lei ci sta 2 volte dentro la custodia. però lo domina Io li ho bene. avuti ospite al Woodstock e lei apre la custodia del contrabbasso, cioè io ci potevo entrare comodamente 2 volte, dormire, mangiare. Quindi sono bravissimi e ovviamente in apertura abbiamo 3 band dell'associazione. In apertura a questi headliners abbiamo le nostre band, quindi Steel Cream, No Name Band e Giallo Blues di C'è Modena. un pubblico blues, secondo te, da educare e anche Secondo da me tirare sì, fuori, perché secondo magari me sono lì sì, sotto la cenere, vogliono solo secondo me esplodere. sì. Sì, poi io condurrò la serata, quindi racconterò anche un qualche aneddoto, perché Ce sai l'hai un che. aneddoto da raccontarci in anteprima? Guarda, io sul blues ti potrei raccontare l'aneddoto più clamoroso della storia del blues, che è Siamo quello tutt'orecchi. del signor Robert Johnson, che è un bluesman degli anni 30. E lui non sapeva suonare, si è allontanato per qualche mese, un anno, è rientrato e suonava la chitarra come, diciamo, mai nessuno aveva mai suonato. Quindi la leggenda racconta che lui una sera, a un crocevia, fece un patto col diavolo
vendette la sua anima al diavolo e in cambio ricevette questa tecnica chitarristica mostruosa, ed è veramente un personaggio molto enigmatico, una morte strana, ha scritto 29 canzoni di cui la 30ª non si sa nulla, è una figura avvolta dal mistero. Sì. Mistero e leggenda. Sembra che la sua chitarra sia scomparsa, non si sa dove, dopo la sua morte, molto, una storia molto interessante. Ci hanno fatto un film che si chiama Crossroads, che vuol dire proprio incrocio, perché lui, il diavolo, lo incontrò in questi incroci. Quindi fate attenzione agli incroci. Se andate negli Stati Uniti di sera, a mezzanotte. Dipende sempre da cosa il diavolo vi dà in cambio, dipende sempre da quello. Se avessi adesso onestamente qualche paio di Louboutin, che sono le scarpe più famose, ci penserei. Le Louboutin addirittura. No, si dice, ascolta Mercury. Io pensavo che l'ossessione di Francesca fosse la musica, ma forse sono le scarpe. Ma ascolta, se ti do un cambio di 10 paio di Louboutin, io ci penserei un attimo. Al diavolo materialista. Va bene, senti, diciamo anche due parole sul fatto che tu fai queste tre serate di blues al Teatro del Tempio, un'associazione culturale che è molto attenta in zona appunto del Tempio, la rotonda Natale Bruni a Modena, che sta facendo di tutto ovviamente per alleggerire e contribuire alla vivacità della zona, che altrimenti non è bellissima. Sì, no? Infatti anche il nostro appello per richiamare persone, per iniziare a fare attività, spettacoli, anche legato a questo progetto di riqualificazione dell'area del Tempio, che è effettivamente sempre stata un'area negli ultimi anni un po' così. Quindi cerchiamo di portare appunto il pubblico a queste rassegne teatrali per riqualificare un po' quella zona. Tu sei una regina dei social, per cui dici anche come si fa per prenotare il biglietto, se uno vuole essere sicuro di avere posti buoni, perché poi il teatro è molto carino, il Teatro del Tempio, ma ha 150 posti, quindi una capienza giusta, ma limitata. Sì, allora, se vuoi anche far vedere comunque la mail, ci sono tutti i contatti, e comunque in ogni caso scrivere direttamente alla pagina dell'associazione Avanzi di Balera, e trovate anche proprio in copertina la locandina con tutti i contatti, c'è il mio numero di telefono, c'è la mia mail, c'è l'email dell'associazione. Comunque scrivendo anche solo su Facebook alla pagina dell'associazione vi verranno date tutte le info, perché... Ma anche scrivendo a te, no? Anche scrivendo a me, ovviamente. Si possono trovare anche comunque i biglietti, si prenotano, ma si trovano direttamente là alla biglietteria del teatro. Ecco, quindi... il numero di telefono di Francesca non lo do in diretta TV, non è il caso, lo richiedete a lei privatamente, la mail. Beh, vabbè, vai su tutte le locandine, quindi... Non voglio rendermi complice, info@tempiomodena.it. Allora, visto che mi autorizzi, più che altro bisognerà avere carta e penna, lo ripeto, 339 4901 839, lo ripeto perché prima l'ho detto per la prima volta, 339 4901 839. Volevo aggiungere una cosa: noi abbiamo, se tu vedi, abbiamo fatto un pacchetto speciale anche per le scuole, perché noi abbiamo inviato un'email a tutte le scuole di musica di Modena e provincia e dintorni per invitare gli studenti, gli allievi a vedere dal vivo i maestri, questi maestri del blues. Quindi abbiamo anche fatto dei prezzi veramente popolari, perché 8 euro il biglietto singolo e l'abbonamento a due serate, 15 euro per gli allievi della scuola che vengono con il loro insegnante per vedere questi maestri del blues. Francesca, per chiudere la nostra chiacchierata, oggi è l'anniversario della morte di David Bowie, no? Vogliamo spendere due parole sul Duca Bianco a un anno di distanza dalla sua scomparsa? Che dire, lui è stato tutto, è stato più grande, secondo me, artista del Novecento. Lui era attore, oltre a essere musicista, compositore, ha fatto il mimo, era un pittore, era unito a Ostilia. Ha unito le epoche, perché se tu ci pensi, lui aveva dei fan, diciamo, in tutte le ere in cui si era inventato. Pensa solo ai look, i costumi, quindi io direi che artisti geniali ce ne siano stati veramente pochi al suo livello, quindi è stata una perdita incredibile. Lui sapeva di essere malato e ha registrato questo album, che è uscito il giorno del suo compleanno l'anno scorso, che è Black Star. Dopo due giorni lui è morto, quindi proprio ha cercato di lasciare un'ultima eredità, no, sì, ai suoi fan. Sì, guarda, ho i brividi in questa cosa. Lui sapeva di essere malato, quindi ha cercato di portare a termine questo video incredibile, questo album molto bello, che io non riesco ancora ad ascoltare, però ci proverò. Ancora io, insomma, l'ho amato e lo amo tuttora, è proprio uno dei miei idoli, insieme a Freddie Mercury, che ho sempre sul cuore, quindi...
Beh, Eh sì. e poi c'è il blues. Allora, ricorda l'appuntamento per domani sera, per la prima serata a ritmo e a tempio di blues. Vi aspettiamo alle 21 al Teatro del Tempio e mi raccomando, fateci sentire Modena che siete blues, modenesi, fateci sentire che siete blues anche voi. Grazie mille Francesca Mercuri e a tutti gli amici dell'Associazione Culturale Musicale Avanzi di Balera. Ci vediamo presto perché tanto una ne fai e 100 ne pensi. Noi andiamo avanti con